quel salmo del pellegrino verso Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della dimora di Dio, è il luogo di Dio. Ecco, l'uomo è in cammino verso il luogo di Dio, anzi verso Dio stesso, perché la casa dell'uomo è Dio. E l'uomo deve avere le stesse caratteristiche di Dio, ed è quanto vedremo nel brano di questa sera. La nostra vita è un pellegrinaggio per giungere a questa somiglianza col Padre. Ora il brano del capitolo 4 di Filippesi che leggeremo è un'esortazione a questo, in tre aspetti fondamentali della nostra vita. Un'esortazione più che una raccomandazione, anche se comincia proprio raccomando. E dunque dal capitolo 4, dal versetto 2 al versetto 9 compreso. Mettere più 4, 2, 9. Raccomando a Evodia e raccomando anche a Sintiche ad avere lo stesso modo di sentire nel Signore. Anzi, prego te pure, mio sincero compagno, di venire loro in aiuto, perché esse hanno lavorato con me per il Vangelo, insieme con Clemente e gli altri miei collaboratori. Gioite nel Signore sempre, lo ripeto, gioite. La vostra affabilità sia riconosciuta da tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in angustia, ma in ogni occasione, mediante la preghiera e la supplica, assieme al ringraziamento, fate conoscere le vostre richieste a Dio. E la pace di Dio, che sorpassa ogni immaginazione, custodisca i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del resto, fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorabile, quello che si chiama virtù, quello che merita lode, questo prendete in considerazione. Quello che avete imparato, ricevuto, ascoltato e visto in me, questo mettete in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Il brano contiene tre argomenti sui quali ci fermeremo. I primi due versetti parlano della collaborazione e della concordia tra i compagni e le compagne nell'evangelizzazione. I versetti 4 e 7, dal 4 al 7, parlano della gioia e della pace, che è il senso profondo della vita cristiana. I versetti 8 e 9 di una piattaforma comune tra la morale umana e laica è quello che deve cercare il credente. Quindi sono tre temi estremamente interessanti che vediamo di mano in mano che affrontiamo. Ecco, vediamo il primo, quello della collaborazione, e l'occasione a questa raccomandazione è data dal fatto che due donne, Evodia e Sintiche, sono state compagne di Paolo nella manifestazione a Tessalonica e che hanno un ruolo di responsabilità nella comunità, hanno dei problemi, cosa che capitavano allora e capitano anche adesso. E allora la raccomandazione alla pace e alla concordia, vediamo che significato ha. Iniziamo da questo. I primi due versetti, cioè il secondo e il terzo. Raccomando a Evodia e raccomando anche a Sintiche di avere lo stesso modo di sentire nel Signore. Anzi, prego te pure, mio sincero compagno, di venire loro in aiuto, perché essi hanno lavorato con me nel Vangelo, insieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Allora la raccomandazione è rivolta ai voglie sentite e al compagno, che non si sa chi sia, se Timoteo o Silvano o Epafrodito o Luca stesso, che è incaricato di mettere pace tra queste due donne. E queste due donne hanno lavorato con Paolo per il Vangelo a Filippi. Le donne hanno un grosso ruolo nella Chiesa antica,
probabilmente ne acquisteranno sempre di più. La donna è sempre immagine del popolo, della chiesa, della casa, della comunità, che è un ruolo determinante, e avevano anche un ruolo apostolico, a quanto pare risulti da qui. E poi facilmente le donne come gli uomini non vanno d'accordo, perché abbiamo sensibilità diverse. Tra le donne è più facile, perché sono più sensibili probabilmente. E allora raccomandi di avere lo stesso modo di sentire nel Signore. E ci fermiamo su questo. La collaborazione è possibile se si ha lo stesso modo di sentire. Noi siamo tutti diversi, abbiamo tutti una sensibilità diversa e ognuno vede la propria. Ecco, però se io sono un organismo completo e non ho la lebbra, sento il mio corpo, ogni dolore del corpo, ogni benessere del corpo lo sento io, così all'interno della comunità c'è un unico spirito, un unico modo di sentire nel Signore Gesù, è lo stesso sentimento che fu nel Signore Gesù, per cui la nostra unione non è fatta perché noi tutti pensiamo la stessa cosa, perché c'è uno che plagia gli altri, tutti pensiamo la stessa cosa, tutti si articolano lo stesso modo di sentire umano e allora si va d'accordo. No, no, le differenze ci sono tutte, ma al di là di queste differenze c'è un unico sentire, che è il sentire dello Spirito di Cristo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quindi c'è un'unione a un livello superiore che permette tutte le differenze, ma le differenze invece di entrare in conflitto, come facilmente diventano, e anche qui sono diventate, vengono assorbite in un'unità superiore. Anche la stessa differenza diventa una ricchezza, si accorta. Quindi le diverse sensibilità, i diversi pensieri, le diverse caratteristiche, in un sentire superiore, diventano un contributo a tutti. Detto in un'immagine, se l'occhio e il piede sono diversi, è molto importante, non si può camminare con gli occhi e il piede. Però senza occhio il piede non cammina perché non sa dove andare, quindi il diverso modo di sentire che ha il piede e l'occhio è importantissimo che vadano d'accordo. E nell'organismo c'è un unico sentire dei due. Così all'interno della Chiesa è giusto, è sacrosanto, è doveroso che ci siano le differenze. Dove non ci sono differenze c'è plagio. A me dà un disturbo infinito quando vedo che tutti pregano allo stesso modo, con le stesse parole, con lo stesso tono di voce. Questo è plagio. Con le stesse idee, con gli stessi concetti. Questo è plagio. Dove non c'è più la differenza? No, no, la differenza è voluta da chi? Ma non basta la differenza. Perché la differenza può essere o il luogo di comunione di un sentire comune più profondo o il luogo di litigio. E facilmente diventa luogo di litigio. E allora qui raccomanda di avere lo stesso modo di sentire nel Signore, perché il divisore è sempre all'opera, facendo leva sul nostro particolare, sul fatto che non sono capito, quindi chiudo in me e il mio sentire diventa contrapposizione all'altro. Infatti capita normalmente che quando parliamo uno dice una cosa, a me non mi interessa quel che dice, ma la prima cosa è ma io affermo la mia differenza. Cioè, non è da fermare la mia differenza contro di lui. Lui dice così, bellissimo, è una ricchezza per me, eventualmente se io ho qualcosa di diverso da dire lo dirò e si mette insieme a quel che dice lui, ma non in contrapposizione. Quindi avere lo stesso modo di sentire significa avere lo Spirito Santo. Il dissenso non è mai cristiano. L'occhio non può mai dissentire dal piede, se no il piede è inciato. Vuol dire che si è divisi, è opera del divisore, è opera di Satana. Questo capita all'interno di tutti i rapporti, della coppia, della famiglia, della Chiesa. Ed è importante allora capire che questo modo di sentire nel Signore, che è l'unico Signore di tutti e che dà tutto a tutti e quindi che di ricchezza e varietà infinita, ecco, permette le differenze diventano proprio motivo di comunione e di ricchezza reciproca. Dove si negano queste, dicevo, c'è plagio, c'è sovrapposizione, c'è dominio, e poi oppure ribellione quando ci si riesce, ma non c'è lo spirito di Cristo. Allora anche il fatto del collaborare, chi sono collaboratori, è importante. Chi non sa collaborare vuol dire che sta facendo i cavoli suoi, non sta facendo il lavoro di Dio, fa il suo lavoro e l'altro deve sottostare al suo lavoro.
è un dipendente. Nella Chiesa non ci sono dipendenti. Ognuno è collaboratore, fa il suo lavoro. Poi ci sarà chi ha la funzione di pastore, ma non ha dei dipendenti. È giusto che ci sia il pastore, che è quello che presiede il sentire comune. Proprio il senso del collaborare. Se tu non sai collaborare, vuol dire che vuoi fare quello che vuoi fare tu e non ti interessa dell'altro, ed è l'unico modo di sentire di Cristo, che è l'altro. Sentire e sentire l'altro, non se stesso. Sentire se stesso è egoismo. È giusto sentirsi per imparare a sentire l'altro. Ecco, e mi sembra che questo sia già una cosa anche importante. E diceva Sant'Agostino che tanto uno ha di Spirito Santo quanto ama la Chiesa di Dio e quanto ha lo stesso modo di sentire. In questo Sant'Ignazio era molto attento, abbiate lo stesso modo di sentire. Non è uniformità, non è piattezza. Questo modo di sentire profondo permette tutte le diversità nell'unione. Se no, se non c'è questo modo di sentire profondo, è chiaro che o ci scanniamo, oppure cerchiamo l'unione in modo alienante e plagiare. Cioè, l'unione in qualcos'altro, o in un'idea, o nel leader, o nel capo, o in chi ci domina, che si esce dalla libertà se non c'è questo modo di sentire. E questo modo di sentire è specificato qual è? Filippesi 2, 5, 11. Abbiate in voi lo stesso modo di sentire che fu in Cristo Gesù, il quale presenta in natura divina, non ritenne il tesoro geloso ma umiliò se stesso, si fece obbediente fino alla morte e la morte di croce. Questo modo di sentire profondo è l'umiltà. E che l'altro è più importante di me. È il modo di sentire dell'amore, l'altro è più importante di me. E senti l'altro. E ti arricchisci dell'altro, ed è l'unico modo per essere te stesso. Se no, se l'altro non conta, ti chiudi, resti nella tua povertà, non entri mai in comunione e uccidi te come persona. Questo è il modo di sentire nuovo. Credo che Ignazio nell'esercizio chiama il terzo modo di umiltà. Ecco, allora sei perfettamente libero dal tuo io, perché hai il modo di sentire di Dio. Uno che è libero dall'egoismo ha lo stesso modo di sentire nel Signore, e allora non litiga con gli altri. Per questa esortazione è rivolta a queste due donne, e a ciascuno di noi, e poi prega il suo compagno, non si sa chi sia, questo compagno, di aiutarla in questa. È molto bello, beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio, perché operano la fraternità. È la grande virtù. E nella Chiesa è importante questo venire in aiuto, perché si abbia lo stesso modo di sentire, perché si spianino le difficoltà. Mentre è esattamente il contrario di quello che fanno i mormoratori, che mettono in dissenso, parlano male l'un dell'altro, dividono, opera satanica e divisore, così l'opera divina all'interno della comunità e il mettere bene, il mettere pace, il parlare bene dell'uno all'altro. Perché è vero che anche il male è trascurato. Ti fermi sul male, ci scagliamo, fermati sul bene e cominciamo ad andare d'accordo. È proprio il pacificare e il parlare bene, il mettere bene, il dir bene dell'uno all'altro. Infatti quando si sente parlare male di uno è bene andare via. Sta arrabbiato. Se hai qualcosa da dire, vai a dire. La cosa più tremenda è parlare male di uno. In quale diritto si toglie la stima e l'onore a uno? Quindi, questo parlare bene, sono gli operatori di pace. E poi specifica di queste donne, hanno lavorato con me, collaborato. Ecco, il concetto di collaborazione, la sinergia, vuol dire fare lo stesso lavoro. Vuol dire che sei in due tirando nella stessa direzione. E la direzione non è determinata da noi, ma è lo stesso modo di sentire di Cristo. Per questo possiamo collaborare. E chi non sa collaborare vuol dire che non ha il modo di sentire di Cristo. Ha il suo capriccio da seguire, o l'altro ci sta a seguire il mio capriccio, quindi non collabora, è dipendente per tutto quello che voglio io. Oppure c'è la capacità di collaborazione, fare lo stesso lavoro. Dove il lavoratore principale per sé è Cristo,
è il Signore, è Lui l'operaio, e noi facciamo il suo stesso lavoro, tirando nella stessa direzione. Normalmente facciamo il contrario, Lui tira in una direzione e noi in quella opposta, così distruggiamo con la nostra attività il suo lavoro. Io riflettevo adesso al fatto che qui, questa lettera, come anche in altre lettere, Paolo riporta, perché interviene a riprendere, a raccomandare, e qui è riportato appunto un litigio, c'è un dissenso. E, no, è interessante notare come nella prima comunità, cioè in quella prima comunità che viene descritta negli Atti degli Apostoli, quelli che sono chiamati sommari, così nei primi capitoli, questa comunità viene descritta come una comunità che va molto d'accordo, tant'è che a volte forse la si idealizza, la si ritiene poi una specie di idillio che diventa anche poi modello, traguardo per puntare. Credo che realisticamente si descriva la situazione di una comunità quale è, e però una comunità che ha secondato lo spirito, che è uno spirito non di uniformità, ma è uno spirito di diversi carismi, che però organizza, coordina i carismi fra di loro in modo vitale. E la comunità, dico, fa anche fatica ad arrivare a questa unità. Ecco, interessante, ma per dire che non è qualcosa di idealizzato, messo lì quasi uno strumento didattico a modo di esempio, a continuare ad essere così. Ci serve. No, la comunità che ha raggiunto anche questo risultato, però faticando, vincendo in sé quel male che appunto il male radicale, la divisione, la contrapposizione, il sospetto nei confronti di Dio, nei confronti del fratello. E qui vedete allora le qualità che dovrebbe avere l'Apostolo, ma anche ciascuno di noi. La prima è quella di avere lo stesso modo di sentire. La seconda è quello di saper pacificare, venire in aiuto dove non c'è il modo di sentire, invece di, mentre noi nel dissenso ci infiltriamo, facciamo i partiti perché così possiamo dominare l'uno e l'altro, perché possiamo appoggiare un po' l'uno e un po' l'altro, così abbiamo il controllo su tutti e due, se abbiamo di petto, abilmente. Qui invece il mettere pace e poi in certo aspetto il saper collaborare, lavorare insieme. Il lavoro è quello del Signore e noi lavoriamo con Lui, lì che facciamo il nostro lavoro. Sono tre qualità molto grosse. Mi viene da fare un'aggiunta, la faccio, cioè chi fa tristezza a volte è la divisione, cioè, dico bene, se dice una banda di malfattori, una banda che ha fatto un colpo in banca, poi si contrappongono nel dividere il bottino, vabbè, è anche comprensibile, tutto sommato messa la carne in loro. No, chi fa tristezza è quando ci si divide nel bene, nel fare il bene, ci si contrappone. Quando cioè anche si tradisce poi una giusta causa, per contrapposizioni che sono basate poi su meschinità, quello fa tristezza. Ma adesso parliamo di gioia, perciò non pensiamo a questo. Quarto versetto, gioite nel Signore. Lo ripeto, gioite. Gioite, lo ripeto, gioite. Capisce, bisogna ripeterlo. E la parola gioia, Cairo, indica gioia, bellezza, grazia, bontà, gratuità, amore, dono, tutta una costellazione di tutto ciò che l'uomo desidera per la vita. Cioè nella gioia l'uomo può abitare, nella tristezza non può abitare, la tristezza è l'inferno. Ora, la gioia è il grande dono di Dio, quando uno è contento. La gioia è la prima manifestazione della consolazione spirituale, cioè quando uno non è più solo, è il segno della presenza di Dio, la gioia. Ora il Signore è vicino, lo dirà subito dopo, perché il Signore è vicino a tutti, questo è il motivo della nostra gioia. E la vita spirituale consiste nello star vicino al Signore che ci è vicino e quindi nel conservare la gioia del cuore. Se noi abbiamo la gioia del cuore, viviamo da figli di Dio. Se abbiamo la tristezza, ci chiudiamo nella nostra tristezza. Siamo cattivi con noi, siamo cattivi con gli altri, cominciamo a deprecare tutti e anche a fin di bene facciamo tanto male.
Per cui la principale cura della vita spirituale è quella di conservare la gioia. Dove perdi la gioia vuol dire che sei un errore, o perché hai fatto del male, e allora è giusto che tu l'abbia perso e smetti di fare il male, o perché facendo il bene il nemico è venuto a disturbarti per scoraggiarti. Quindi dove c'è mancanza di gioia c'è sempre opera satanica. Anche quando uno dice facendo il bene, ed è la regola fondamentale della vita spirituale. A differenza del nemico che ti promette piacere apparente ma non gioia, e poi hai tristezza appunto quando fai il male, quando fai il bene il nemico cosa fa? Cerca di darti tristezza, angustia, dice qualcuno sarà difficile, ma tu non ce la fai. Sfiducia, scoraggiamento, in modo che così non farai mai il bene. Il bene lo puoi fare solo per gioia, perché sei contento. Chi è contento non fa male a nessuno. Per cui la vera ascesi spirituale è conservare la gioia, togliendo quelle cose che mi tolgono la gioia, per esempio il mio male, dissociandomi da quello, cosa prima. Secondo, ci sono anche azioni più sottili che mi fanno perdere la gioia. Ed è proprio di Dio dare gioia. Proprio vuol dire che è l'essenza di Dio, il suo, che dà gioia, la sua presenza dà gioia. Vuol dire che io non sono la presenza di Dio, ma la presenza dei miei guai. Chi mi ha detto di stare alla presenza dei miei guai? L'uomo è fatto per stare davanti a Dio. Vuol dire che io non sono ancora credente, il credente è quel che sta davanti a me, mica davanti al proprio io. Chiaro che uno si spara se sta davanti al proprio io. Al proprio io inteso escludendo Dio. Al proprio io come in genere facciamo, per il mio io intendo i miei limiti, le cose che ho sbagliate, le scocciature che mi danno gli altri, eccetera. Invece devo stare davanti al mio io più profondo, che è Dio stesso che è presente in me con la sua grazia, con il suo spirito, che mi consola, cioè non mi lascia solo, mi dà pace, gioia, serenità, fiducia, coraggio. E questo devo sempre alimentare e conservare. Tutti gli altri sentimenti devo scartarli, dissociarmi anche se ci sono. Ed è proprio e solo di Dio dare gioia senza causa. Non c'è bisogno di altra causa se non la sua presenza. Ed è proprio del nemico togliere la gioia, perché se ti toglie la gioia basta, sei a posto. In genere la toglie in due modi: o facendoti fare il male, poi ti punisci dicendo vedi che hai sbagliato, oppure facendo il bene, facendotelo fare in un modo strano, con tensione, oppure facendoti osservare quanto male c'è nel mondo, quindi devi rimbottarti le mani, che guarda tanto, e adesso è triste per questo male. E metterti a fare anatemi su tutti, cioè ogni via per togliere la gioia gli va bene, e ce n'è infinita. Per cui bisogna vedere dove tu perdi la gioia, lì è entrato in azione il nemico. O almeno è entrato in azione la dimenticanza di Dio, che è la vera opera del nemico, è farti dimenticare Dio. Normalmente ci riusciamo anche senza opera del nemico. Viviamo costantemente nella dimenticanza di Dio. È chiaro che allora siamo tristi, basta vedere le facce. E il senso proprio della fede è giungere a questa presenza di Dio che diventa la tua gioia nel Signore, perché lì stai di casa. Lì sta il tuo cuore. Ecco, quando non sei in Lui sei fuori dalla gioia. Ritorna a Lui. Questo è il senso della conversione. Lo ripeto, giuito, è bello l'imperativo giuito, come si può comandare la gioia? Sì, è un'esortazione a tenerla e a conservarla, perché c'è già nel nostro cuore, è la presenza di Dio, solo che noi non siamo attenti a questo. E torno a ripetere, il vero lavoro spirituale è stare attenti al proprio cuore, dove non c'è gioia c'è l'azione del nemico, e quindi dissociati da questa e coltiva la gioia che percepisci, la consolazione, l'ispirazione, la fiducia, i sentimenti positivi. E in noi c'è sempre l'uno e l'altro. E noi siamo però gli arbitri che possiamo concedere la vittoria all'uno o all'altro, cioè possiamo stare sulle nostre tristezze, sui nostri mali, prenderci su all'infinito, chiusi nel nostro io, e così perdiamo tutta la vita spirituale, la vita dello spirito, la gioia di vivere, la vita.
oppure guardiamo l'opera di Dio che è in noi, che è attorno a noi. Pensate voi Paolo, che si trovava lì con pochissime persone credenti, con di più in prigione, se avesse cominciato a dire, oh quanti pochi cristiani ci sono al mondo, la causa è che si fosse messo a piangere. Perché? Per fare l'enciclica. Sì, lamentabile. Per tantissimi tempi. Deprecabile. Sì. Sì, siamo solo in 12 più uno io. Non era neanche 12, era 11. Vabbè, poi l'aveva recuperato. Ma ti voglio dire qualche cosa su questo. Ecco qui, in questa lettera, ma anche in altre lettere, Paolo torna sul tema della vita. E quando la dice, la ribadisce anche. Ed è più che una raccomandazione, giustamente si faceva osservare, è proprio un imperativo, poco da fare, gioite nel Signore, lo ripeto, gioite. Avevo sentito dire che di un'altra personalità della Chiesa si diceva che triste, un'osservazione che era triste, avesse detto, ditemi qualche cosa per cui io possa essere contento, hai, dico, un credente non è che debba trovare dei motivi contingenti per avere questa gioia. Il credente trova il motivo della gioia nel Signore, se si sente davanti al Signore, se vive davanti al Signore. Si ha il sentimento che deriva dalle cose davanti a cui sei. Il Signore certamente non è triste. Ecco, allora se vivi davanti al Signore con un rapporto profondo con Lui, sei nella gioia. Anche se puoi avere delle, come Paolo qui si dice della prigionia, altrove si dice delle persecuzioni che ha avuto, è stato perseguitato, scacciato, lapidato, pericoli da tutte le parti, in terraferma, nel mare, però dentro c'era questa gioia. E questo è importante. Ed è l'unica cosa che l'uomo cerca al di là di tutto. Si affanno tanto a cercare che l'ha già persa. Mentre invece Dio sta dentro nello stare nel Signore, sempre. Non qualche volta, gioite nel Signore sempre. Non qualche volta perché ti sei dimenticato dei tuoi guai, dei tuoi reumatismi, dei tuoi malanni, delle storture del mondo e della morte. No, gioite sempre nel Signore. Non perché ti dimentichi. È perché ti ricordi del Signore che è morto e lì c'è ogni male ed è risolto e nella morte ha assunto su di sé ogni male e questo è il motivo già di gioia profonda, è il motivo della risoluzione. Non c'è più male al mondo che non sia già riscattato in Cristo morto, che non sia già portato lì, questo è già motivo di gioia. Diversamente si chiede davvero al diavolo, se faccio il male, perché la tristezza è il principio del male. Il male si fa per tristezza. È già male essere tristi. Cioè chiudi le relazioni, c'è una faccia che allontana i tristi, non ami più il prossimo, né il mio, né te stesso. Questo è già il male radicale, la tristezza. Non è che poi occorre farne altri. Gli altri, quelli che ti sono vicini, ci pensano loro a farli vedendo. Ma tu hai già fatto il male radicale. Ecco. Quindi è importantissimo. Per cui anche la santità cristiana non è il fare cose strane, è il fare con gioia, ma non con gioia da scegliere. Sì, non è che appunto il cristiano che sarebbe scritto giocondo, no, perché dice della Borgna, no, dice ah non leggo perché sennò mi mette tristezza, no, credo che si possa avere, si debba avere anche estrema sensibilità, ci debba essere condivisione, però davvero vi dicevo anche una cosa, se non si preoccupa Dio, pare che Dio sia gioia, se non si preoccupa Dio, con tutti i casini, scusate, che ci sono sempre stati, perché mi devo preoccupare io, a oltranza? Voglio dire, non respingo allora la condivisione e anche il piangere con chi piange, però innanzitutto essere nella gioia con Dio che è la gioia. Così posso anche aiutare uno che piange, perché se piango anch'io, piangiamo in due, prendiamo i reumatismi. Credo che si debba essere un elemento di speranza. Non una speranza fasulla, ma una speranza ben fondata, che è su Dio appunto, che è certezza
perché è fondata su Cristo Gesù, che ha vinto il male, ha vinto il peccato, ha vinto la morte. Ecco il motivo della gioia. E la gioia contrassegnata dal contrassegno pasquale. E lo ripeto, gioite, e poi continuerebbe, lo ripeto e lì si incetterebbe, lo ripeto solo una volta per dire si che è vero. No. La vostra affabilità sia riconosciuta da tutti gli uomini, il Signore è vicino. Tutti gli uomini sono sì, i credenti e i non credenti, vedendo la vostra faccia vedono che il Signore è vicino, sono consolati dalla vicinanza del Signore, è vicino. E la parola affabilità in greco psicheia è una parola strana che vuol dire la stabilità, la mitezza, la non durezza del giudizio, la rendevolezza, la cerevolezza, il giudice che non è severo, ma che dice sì, insomma, ecco, capito. Ed è la qualità proprio del giudice e dell'imperatore addirittura che non applica la legge con giustizia, ma con affabilità, con la rendevolezza e cerevolezza. È una parola ricca di significato che ammette molte eccezioni, anche le picheia del diritto poi è l'eccezione alla norma. Ecco, vuol dire l'affabilità. Ecco, insomma, vedendo come agite, non agite con la norma, col parotico, vivete con affabilità, attenti a tutti, con rispetto, con gioia, e questo diventa noto a tutti gli uomini e tutti vedono che il Signore è vicino. Ti viene di Dio, qui. Quindi riassuntivamente si potrebbe dire, cioè la tua condotta, dica agli uomini il Signore è vicino, proprio magari sul filo dell'espressione italiana, cioè la vostra condotta, la tua condotta, parli che il Signore dica che il Signore è vicino. E il principale mezzo di evangelizzazione è questa affabilità, cioè che uno vedendo la vostra faccia dico, ma può essere anche interessante. Se normalmente uno vede la gente che va e esce di chiesa, gli vede proprio l'interesse di entrare, ma che volta sì, normalmente sì. Se uno vende un prodotto cosmetico, oppure vende un prodotto che dovrebbe generare salute, dovrebbe anche presentare buon aspetto, in Francia, no? No. Se ci divertiate con me, no, loro non lo uso. Cioè, è molto importante, ma non per propaganda, ma perché il Signore è vicino innanzitutto per noi, cioè il motivo della nostra affabilità, del nostro considerare la realtà con gioia, è che il Signore è vicino in ogni realtà. Perché? Perché il Signore è stato in croce e la croce è il massimo del male, perché non c'è male oltre la croce, l'uccisione di Dio. E lì il Signore è vicinissimo al male. Quindi proprio in ogni luogo trovi la vicinanza del Signore. Per questo non perdi mai la stabilità. Oddio, poi la perdiamo spesso, ma sappiamo che... Cioè se la raccomanda perché non c'è, voglio dire. O perché c'è, va custodita. Comunque suggerisce dopo, versetto sesto, che, perché uno dice, ma la gioia, dici la gioia, ma io sono in angustia. E con attenzione, versetto sesto è fatto per te. Non siate in angustia. Sei in angustia? Bene, allora... In ogni occasione, mediante la preghiera, la supplica, assieme al ringraziamento, fate conoscere le vostre richieste a Dio. Essere in angustia in greco è merinao, le merin mi ricordo, che sta sempre lì a ricordarsi con assillo i suoi bisogni, i suoi vincoli, le sue mancanze. E la parola merinni è la stessa anche di memoria, di morte, di moira, di sorte, eccetera. Cioè la nostra sorte è ricordarci e rimanerci all'infinito sui nostri limiti, sulla nostra morte, siamo lì d'angustia. O anche dividerci. Anche, vuol dire anche... Spappolarsi, vuol dire proprio, ecco, più schizofrenici, no? Divisi in tante cose, angustiati in tante cose. No? Invece noi cosa ci ricordiamo? Che il Signore è vicino. Il nostro ricordo è l'Eucaristia. Il Signore è morto e risorto per noi. E questo è il motivo della gioia. E allora cosa facciamo? In ogni occasione, e ogni difficoltà è l'occasione, l'occasione vuol dire è il momento opportuno, buono, non negativo, di pregare, di supplicare, di ringraziare, di far conoscere le nostre richieste a Dio. Guardare anche il seguito, cioè, voglio dire, no, la sequenza meglio.
mediante la preghiera e la supplica, assieme al ringraziamento. Cioè, come dire che il ringraziamento deve esserci sempre, accompagna sempre. Questo è un tema su cui già in Paolo avevamo visto quanto insistesse, il ringraziamento. Perché, ecco, tu vivi e hai la percezione che la tua vita, tutto quello che ti capita, tutte le situazioni, gli incontri, le persone, le parole, quelle cose che dici buone, quelle cose che dici ah, se non ci fossero, sono tutti doni. Se hai la percezione del dono, allora ti viene anche il ringraziamento, la riconoscenza. Ringraziamento e l'Eucaristia. In tutto fate Eucaristia, ricordate in un'altra lettera, finale della lettera di Tessalonicesi, la prima. E perché dobbiamo chiedere a Dio se Lui già lo sa? È importantissimo chiedere a Lui, perché Lui già lo sa, ma noi no. E un dono ce l'hai se lo chiedi. Se non lo chiedi non ce l'ha, non te lo può dare, perché? Perché non lo vuole. Devi, per chiedere devi sapere e volere. Quindi devo sapere ciò che mi manca. E allora i luoghi delle mie angustie, invece che i ripiegamenti, sono i luoghi in cui so ciò che mi manca. Quindi i luoghi di coscienza del mio limite, anche del mio male, del mio peccato, lì chiedo al Signore, non pretendo, ma chiedo e voglio. Perché posso chiedere e non volere accettare. Chiedere ciò che voglio, dice Sant'Ignazio nella preghiera. Devo sapere per volere e non pretendere ma chiedere. E allora tutti i miei bisogni diventano il luogo appunto dove so il mio limite, dove entro in comunione con Dio, dove voglio il suo dono, ma non lo pretendo e lo chiedo. E ringrazio, è importante ringraziare, diceva perché proprio ringrazio, perché so già che me lo dà. Se non ringrazio vuol dire che non ho fede, vuol dire che non lo ottengo. Vuol dire che non ci credo in Lui. Se non lo chiedo vuol dire che non lo voglio. Cioè, la preghiera è anche un complesso di coscienza, di sapere, di volere, di chiedere e di ringraziare. E devono esserci tutti gli elementi. Se non so e non chiedo e non voglio, non me lo può dare. Se non ringrazio, non me lo può dare perché non credo che Lui me lo dia. E nella fede davvero tengo tutto. Perché? Perché mi ha già dato tutto, mi ha dato se stesso. Se per caso non mi dà la cosa che chiedo, lo dico. Perché ho detto come era lì, sono cose più importanti che mi dà. Però è da vedere, magari non me la dà perché io non la voglio. Questo è importante, sapere, volere e chiedere. E ringraziare. Quello che diceva Silvano, citando anche dagli esercizi, è vero, colpisce appunto. Chiedere ciò che voglio, si dice ripetutamente, anzi cioè ogni volta che si fa la preghiera, chiedere ciò che voglio. Perché escludendo la pretesa, magari ecco, dico io dovrei essere così invece che così, mi verrebbe allora spontaneamente di fare anche un proposito. Ma con l'andare del tempo capisco che i propositi non è che ottengono molti risultati, perché ho la memoria corta, perché sono scarso di forze, sono incostanti. Ecco l'astuzia allora di questo consiglio da parte di Sant'Ignazio negli esercizi. Chiedi ciò che vuoi, e così tratta proprio di chiarire esattamente cosa vuoi, in rapporto alla tua situazione che stai vivendo, in rapporto alla situazione di una persona con cui sei a contatto, per dire anche, ecco, chiarire quello che voglio e poi domandarlo. Lo domando al Signore, lo domando ripetutamente. Ecco, coinvolgo anche il Signore in questo, no? Lo coinvolgo. Allora mi darà la forza anche poi di muovere dei passi. Va bene, dunque si racconta che un bambino fosse in mezzo al giardino e tentasse di sollevare un sasso, era troppo grosso, il bambino era troppo piccolo, aveva poche forze, e il papà ai margini del prato guardava il bambino e gli diceva «Ma ce l'hai messa proprio tutta? Hai fatto tutto quello che potevi?» «Sì, ce l'ho messa tutta, se no non mi hai chiesto aiuto». Chiedevi aiuto, io ti aiutavo, il sasso si sarebbe, l'avremmo sollevato. Insegna qualcosa. È importante, cosa devo chiedere? Perché qui ci sbagliamo molto, bisogna sapere cosa chiedere. Cosa chiedere, me lo dice il Signore.
Cioè, tutta la scrittura mi indica i doni che Dio può fare. E qui se gli chiedi di fare un 13 non me lo darà. Però da meglio Satana il 13, quindi più utile a lui che a lui. Già 66, anzi 666. Cioè, voglio dire, la parola di Dio che mi rivela la verità per cui sono fatto, al di là delle menzogne e delle mie paure, è questo da chiedere. Per cui cosa mi rivela sta brano? Mi chiederò lo stesso modo di sentire, mi chiederò di venire in aiuto, di saper collaborare, mi chiederò di gioire, mi chiederò l'affabilità, mi chiederò di conoscere chi è vicino, mi chiederò di superare le angustie in questo, non so se mi spiego. Quindi non gli chiedo a capriccio mio, il bambino che fa i capricci, la mamma non gli dà e fa bene. Devo imparare cosa chiedere, ed è la parola di Dio che mi insegna la mia verità e cosa chiedere. Per questo bisogna sapere cosa chiedere. Se no sarebbe un piegare Dio alla nostra volontà. Dio, grazie a Dio, non ci sta, perché farebbe male a noi. Ora il frutto è la pace di Dio, che sorpassa ogni immaginazione, custodisca i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del resto, fratelli, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è puro, tutto ciò che è amabile, tutto ciò che è onorabile, quello che si chiama virtù, quello che merita lode, questo prendete in considerazione. Il primo versetto lo saltiamo, si riallaccia ai precedenti, il risultato di questa preghiera è la pace che sorpassa ogni immaginazione che ci custodisce in Gesù. E poi continua parlando di cosa dobbiamo cercare nella nostra vita. Cioè c'è una piattaforma comune per tutti, credenti e non credenti, perché tutti cerchiamo ciò che è vero, non ciò che è menzognero, ciò che è nobile, non ciò che è basso, ciò che è giusto, non ciò che è ingiusto, ciò che è puro, non ciò che è sporco, ciò che è amabile, non ciò che è detestabile, ciò che è onorabile non spregevole, ciò che è virtù e bene non male, ciò che merita lode non vituperio. Se c'è una piattaforma comune, il credente vive appunto quello che è venuto. Non è che deve inventarsi la morale, è data da un consenso. Magari c'è il consenso sulle cose negative e le scopre. Ecco, ma c'è anche il consenso positivo comune a tutti. Ed è importantissimo ricercare questo. Cioè c'è una vera morale naturale, laica. Laica però non rende bene, perché credo la morale laica non esiste, nel senso spiego. Oggi per laico si intende che fa senza Dio, senza Dio non c'è morale. Neghi Dio, neghi l'uomo. Non immediatamente, il giorno dopo. Se neghi il sole, sì, per 6 minuti credo c'è ancora la luce del sole, ma dopo non c'è più. Pace e ottimo sogno. Ecco, così tolto Dio che è padre rimane l'idea di fraternità, poi per la fraternità uccidi qualche decina di migliaia di milioni di persone per la fraternità, perché quelli non ci stanno, quindi diventa una burla. Quindi non esiste in questo senso la morale laicistica che prescinde da Dio. Esiste invece una morale naturale che anche il laico ha e deve avere, perché è figlio di Dio, anche se non lo sa. E che lui stesso, se vede una cosa vera, presto o tardi dice, mi interessa, se una cosa non è bassa, è onorabile, così. Ed è importante questa buona testimonianza del cristiano che vive proprio la sua morale con trasparenza. Non sto pensando di niente. Invece i partiti cristiani dovrebbero vivere questi valori, sono comuni a tutti. Non in nome di Cristo vivere il contrario, perché così se non ci pregano. Questo è molto importante. E tra l'altro, allora, come vedete, la santità cristiana non è nel fare altre cose, ma nel fare quelle cose che tutti vorrebbero fare e potete finalmente fare perché hai la gioia e la vicinanza del Signore. Cioè il Vangelo cosa ti rende possibile? Ti rende possibile di osservare la legge dell'amore di Dio del prossimo. E quindi anche i comandamenti, perché per i comandamenti non è certo osservare l'amore di Dio del prossimo. Quindi ciò che è impossibile alla legge è possibile al Vangelo, fatti vivere correttamente in modo che tutti apprezzano. E ciò che muove questo è proprio la gioia e l'esperienza della grazia.
Ecco, tutto questo è da prendere in considerazione. Ed è interessante che sono categorie formali, non si dice ciò che è vero, non si dice ciò che è nobile, non si dice ciò che è giusto. Perché lo si capisce di male in male. Però uno capisce se è giusto o no, ogni volta. E in modo sempre migliore si spera, no? Quindi è interessante, sono formali ma tutt'altro che vuote, no? È un modo di sentire davanti alla realtà che dice, beh, questa è giusta, anche se non l'avevo mai vista, o questa è sbagliata. C'è una sensibilità interiore. Tutto questo prendete in considerazione, perché ciò che consideri, desideri dopo. No. Se invece consideri le altre cose, alla fine desideri le altre cose. E poi Paolo conclude. Se non c'è un distinto, come prendere in considerazione, c'è come una selezione previa, una selezione, cioè guardi ad alcune cose, non guardi ad altre, trascuri altre. Versetto 9, conclusivo, dice Paolo, quello che avete imparato, ricevuto, ascoltato e visto in me, questo mettete in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Ecco, interessante, il principio dell'etica del comportamento non lo si impara sui libri, lo si impara perché lo si è imparato, la viva voce, lo si è ricevuto, lo si è accolto, lo si è ascoltato, lo si è visto in qualcuno. Perché se non lo si è visto in nessuno, belle parole non servono a nessuno. Cioè, e quindi proprio ci accorgiamo anche noi che i valori li abbiamo assimilati dagli altri, normalmente dai nostri genitori, o da qualche educatore. Quindi l'importanza davvero del modello è la nostra responsabilità nei confronti dell'altro. Anche nell'educazione è importantissimo il modello, ciò che vede, ciò che impara, perché non basta vedere, deve anche ascoltare, deve accogliere, c'è anche la parola, cioè non bisogna trascurare nulla di ciò che aiuta a crescere l'altro. Però deve essere qualcosa che è anche visibile, non solo detto. E questo mettete in pratica, è quel che siete dice a Paolo, e per questo lo dice, ecco. E il Dio della pace sarà con voi. E allora mi sembra che questo brano, così anche abbastanza breve e che contiene vari elementi, ci è grandemente istruttivo. La prima parte è sulle qualità profonde della nostra unione, che è lo stesso modo di sentire, e quindi di porre pace nei dissensi, perché così possiamo collaborare. Poi il tema fondamentale della gioia, di ciò per cui siamo fatti. Una persona dice, guardate, ho cercato, cercate anche voi le stesse cose e così troverete la pace. E qua di fuori non c'è pace perché appunto c'è il litigio, c'è la guerra, c'è l'insoddisfazione. Quindi come vedete c'è un quadro di vita molto bello, ecco, e che non è una cosa così che si propone a vuoto, ma è realmente il dono che Dio ci vuol fare. Una breve sosta, un ricordare quello che ti ha colpito, quello che ti ha maggiormente impressionato, fatto bene. Io volevo dire che questa sera ho sentito a ricordare un sentimento che mi aveva colpito tempo fa e che era stato detto da Silvano, che non bisogna fare propositi perché tanto non si riesce a mantenerli difficilmente, solo pregare il Signore quando si vuole fare qualche cosa. Mi è rimasto molto impresso e me lo ricordo sempre, perché è stato molto importante per me. Stasera l'ho sentito ricordare il film. Io non ho visto niente che cosa rilevare quando parlo della prima morale naturale. Perché mi ricordo che si tratta di una morale, di una vera morale naturale che esiste e che vale per tutti, che viene per darci, che però non è una morale che deve essere Dio, perché porta di quasi più anche questo tipo di morale che sarebbe Dio. Sì. Puoi spiegare a un libro come te? Crimi morale che non una sola, ed è quella naturale, che è uguale per tutti.
Ecco, solo che se elimini Dio, elimini l'uomo, elimini anche la natura dell'uomo e la morale naturale. Ottieni qualche valore a piacimento, però distruggendo le radici. Ecco. Mentre invece, cioè, voglio dire, non rubare, rispettare i genitori, non fare adulterio, onorare Dio, vale per tutti, al di là di ogni religione. Cioè, è ciò che definisce l'uomo differente dall'animale. Poi anche l'uomo trasgredisce queste cose, non importa, ma almeno riconosce che sono trasgressioni. Quindi non è uno specifico del cristianesimo questo. Lo specifico del cristianesimo è un altro, che è l'esperienza della grazia, cioè dell'amore di Dio, per cui vivi questa legge non come qualcosa di impossibile per giustificarti davanti a Dio, se no Dio ti punisce, ma come risposta di amore a un amore, e allora la legge diventa la storia della vita. Cioè, se uccidi è diventata la vita, allora per questo non uccidi, è giusto non uccidere. Quindi la legge costruisce la vita, però noi che trasgrediamo la legge distruggiamo la vita, e la grazia invece che mi ridà la vita mi permette di vivere la legge in radice, cioè come amore, non più come obbligo e quindi come trasgressione. Non è che ci sono due morali. Poi è chiaro ciò che è vero, che cos'è che è vero? Lo si capisce anche un po' alla volta, quindi non è definito mai con no, c'è un vero cammino, un vero progresso. Spesso una vera confusione, oggi riusciamo a capire più ciò che è vero e ciò che è nobile, perché ti presentano cose ignobilissime come fossero nobili. E bisogna stare attento. C'è una mentalità diffusa proprio di nei mass media dove c'è la distruzione metodica dell'uomo e della morale, questo è un pessimo servizio. Oppure, con gli stessi mezzi possono servire per diffondere ciò che è vero, ciò che è nobile, ciò che è giusto. Ed è molto importante, quindi, l'uso giusto di queste cose. E poi uno agisce in base alla mentalità. Variati, perché anche un anno di scelta nella realtà di intelligenza, perché esistono anche all'interno la Chiesa. E questo penso che è proprio la lettera di Paolo, la vostra comunità cristiana, che anche oggi ci deve portare a essere molto attenti al cammino interno, anche di carità, però anche di discernimento. È molto importante. E poi volevo chiedervi, mi chiedo se io vi faccio molta fatica, cioè fare l'Eucaristia in tutto. In tutto. Questo è il massimo, cioè. Ringraziamento sempre. Proponete voi come l'ultimo, per essere simile a Dio. Sì, è Paolo che lo dice, sì, questo lo dice, dopo essere stato lì solo una settimana probabilmente già proponeva l'ideale ultimo. È giusto proporre sempre l'ideale ultimo, perché quello prima ti frega. Sì. E poi è chiaro che si cammina verso questo, ecco. Ma è importante, no, dove questo ideale, ti accorgi? Che è giusto chiamarlo ideale, nel senso che chiamiamo ideale qualcosa che non è ancora raggiunto, no? Però anche improprio, perché non è un ideale, è la realtà dello spirito che già in te che fa Eucaristia e che tende alla sua pienezza. Cioè, voglio dire, la spiga non è l'ideale del seme, è già reale nel seme in qualche discorso, non è solo l'ideale. Quindi c'è già, ecco, in crescita, e sta a noi proprio il farlo crescere invece che farlo decrescere, ecco, per cui il vero lavoro è che in me e con chi sta vicino a me, ma soprattutto in me, perché il bene poi si diffonde partendo da dove c'è, non criticando l'altro, cresca questo. Ed è Paolo che poi lo dice agli altri, ciò che avete visto in me lo dice agli altri, perché l'altro lui, se no se lui comincia a non farlo, a dirlo agli altri è pericoloso, cioè vuol dire che non è importante farlo, basta dirlo, cioè guarda per me. Quindi è abbastanza importante proprio che tutti ci sentiamo impegnati in prima persona, che quando leggiamo il Vangelo, la parola di Dio, noi, almeno io non vorrei leggerla perché dico, ecco con che faccia la dico, però dico, vabbè, la dico a me.
cioè, impegna me in prima persona e spero che impegni ognuno in prima persona a andare su questa linea, eh. Se no non avremo più coraggio di dirlo. Però invece ce lo possiamo dire proprio in questi termini, così. Aiuta me a camminare su questa linea e la dico per me e spero che ognuno la dica per sé. Se ognuno la dice per l'altro allora è brutto, diventa una critica. L'altro non è così, la Chiesa non è così, il mondo non è così, va bene, anche Dio poteva stare in piena e dire voi non siete così, mi taglio la testa. E invece ho cominciato a vivere così venendo qui. Ed è proprio questa la via attraverso la quale cresce il seme e diventa grande albero. Io voglio leggere per esteso quell'espressione che è stata citata. Allora è dalla prima ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16 e seguenti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa fate Eucaristia. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Volevo dire che due anni fa, in un momento di angustia, ero venuto a parlare con Filippo di un problema che mi era venuto addosso. Ancora prima di esprimerlo, nel suo studio una persona bussò alla porta e mettendo si disse: oh, sei qui tutto solo, ti prendo sempre, come il genere. E Filippo mi dice una cosa che mi torna sempre in mente in momenti di difficoltà. Io sono, ma come sono in compagnia di mio Signore Gesù Cristo? Siamo anche nella compagnia di Gesù, ma più anche. E questa è stata la risposta, quella che mi conduce in quel momento. Stavo per aggiungere la cattiveria, voleva dire lasciatemi solo che sono già in compagnia, tutto vero. Pure secondo me è un'istruzione sulla testa questa,
tutta la lettura, dovrebbe fare un po' di tutti i grandi, proprio. Oppure con semplicità proprio, e puntiamo ad avere lo stesso modo di sentire nel Signore, ecco, cioè, che è un altro modo di sentire, per cui le nostre differenze che pur ci sono vengono relativizzate sommamente da questo sentire che capovolge i modi di valutare. No, poi questa capacità di dimenticarle, che vuole proprio in un altro modo, di incontrare sempre la gente come si dice la prima volta che la vedi. Solo ciò che ha affannato un po' io c'è proprio questo, c'è un po' di rifiuto per allora sentire del Signore, no? Perché in fondo tutte queste cose le facciamo per la morbidità e addirittura in nome di Cristo, no? Questo è il suo affidare ancora di più il cammino della comunità cristiana, no? Che le nostre idee noi spesso le un po' forse con la comunità di Corinto sono andando non forse proprio non so, convinti che sia il sentimento di Cristo. Tant'è vero che il modo di sentire di Cristo è sintetizzato in Filippesi 2 come l'umiltà, l'essere più piccolo, l'essere l'ultimo, l'essere schiavo, l'essere servo, cioè esattamente il contrario del prevaricare con la verità, perché lui poteva dire credete a me, sono la parola eterna di Dio, voi vi sbagliate tutti, vi giudico tutti e mo vi insegno io, se no vi correggo. In realtà è fatto esattamente il contrario del modo di sentire. E c'è un testo che viene sintetizzato molto bene, che è il centro degli esercizi spirituali, dove si parla dei tre modi di umiltà, cioè che sono o di amore, e ci sono tre modi di amore. Il primo è quello che per nulla al mondo, anche se guadagnassi il mondo intero, trasgredisco la parola di Dio in una cosa grave, piuttosto perdo la vita. Questo è il primo grado di umiltà o di amore. Il Signore e la sua parola vale più della vita. Quello che ha fatto Cristo. La volontà del Padre vale più della mia vita. La volontà del Padre è l'amore e il servizio dei fratelli. Il secondo è che a parità non cerco più ricchezza che povertà, onori che disonori, vita lunga che vita breve. La cosa per me è indifferente e non mi interessa neanche perdere la vita, anche se per esempio ottenessi tutto quel che voglio, ma con facendo un piccolo torto al Signore, non lo farei. Perché per me conta più il Signore che l'onore, la ricchezza, il prestigio o il disonore. La terza è, siccome gli voglio bene, voglio assomigliare a lui, voglio avere gli stessi suoi sentimenti, cosa devo fare? Che a parità di risultato desidero essere povero come lui povero piuttosto che ricco, essere umiliato con lui umile piuttosto che onorato, essere disprezzato e ritenuto pazzo come lui che fu ritenuto pazzo. Quando uno è così è libero dal proprio io, dal proprio orgoglio, ha un modo di sentire che non litiga più con nessuno e sa amare tutti, ed è il sentimento di Cristo. È detto così, poi può sembrare un po' brutale perché sta al centro degli esercizi, ma è questa la vera libertà. La libertà dal proprio io, dal proprio egoismo. Ed è il perfetto amore. Questo è il modo di sentire, che sana ogni divisione e pone la pace ovunque. E anche ogni decisione vera può essere presa solo con questo spirito, con questa tendenza. Se no è chiaro che io ogni decisione la prenderò se mi rende di più, se mi dà più prestigio, se mi dà più onore, sì. Perché è chiaro, se gonfio un po' il mio io, se cerco il mio io. E quindi ogni decisione sarà sempre sbagliata, sarà egoistica. Quindi è questo modo di sentire al quale ci dobbiamo educare, è un'educazione, non è che l'abbiamo mai. Però è la tendenza ad andare in quella direzione, e almeno nei momenti di decisione non decidere in base all'egoismo, pur sentendo. Se no ogni decisione è sbagliata, è mortale, non è mai per la vita. Questo è il modo di sentire profondo che ci rende liberi e che può permettere questa pace e questa gioia. È un cammino serio. Io credo che questo è il vostro limite. Può avvenire,
sfumature di significato diverse. Per esempio, Gesù Cristo nel lotto degli ulivi, come noi in certi momenti di prova, di sofferenza, lui ha detto alla mia mente fino alla morte, e per l'imperativo giunite, allora in quel momento voleva dire il suo abbandono alla volontà del Padre, perché non si può pensare di essere sempre gioiosi nel senso comune della parola, ma forse l'esempio più grande è quello di dare l'esempio della fiducia vera in Dio anche nei momenti in cui si è spaziato, e così forse così. Nel caso estremo è così, ma normalmente il nostro strato è sito inventato perché vogliamo fare i cavoli nostri e ci arrabbiamo con tutti. Non perché ci capita qualcosa di molto serio di essere associati al vero mistero del male, e allora arriviamo a questa consolazione, cioè non essere soli perché ci abbandoniamo al Padre. Questa è fedeltà di un grande dono. Normalmente però invece i nostri strati non vengono mai capiti. Vengono dalle nostre piccole ambizioni che non sono soddisfatte. Dalle nostre delusioni, nel nostro egoismo. Quando invece c'è davvero questo, sì, c'è, e capita anche questo, però per cose che non sei abbandonato, cioè ti abbandoni a questo amore grande, ed è vera consolazione anche questo, cioè vuol dire non sei solo. Una parola sul primo punto, questo che deve andare d'accordo nel Signore, per nel Signore. E poi il discorso dell'unità e della diversità. Anch'io sperimento e dico che è possibile solo in una dimensione spirituale essere ognuno unico e diverso dall'altro, oppure sperimentare una profonda unità. Ma realmente questo è impossibile, come ci dicono. Non so come possa succedere, un dono sicuramente dello spirito, perché noi con tutta la nostra buona volontà al massimo riusciamo a mettere insieme una ricetta o un viaggio, ma quella profonda unità nella comunione, nella pace, nella gioia, che poi viene, che poi rimane, perché appunto per la pace, per la gioia, che è buono. Sicuramente deve essere prima di tutto, io credo, un cammino personale in compagnia di Gesù. E poi questo ci fa unire e essere in unità con lo Spirito. Io vedo questo come cammino, cioè prima un incontro personale con Gesù e poi l'incontro con i fratelli nella unità o nella diversità. Mentre il mondo tende ad appiattire per quel demonio di vita che ovviamente ci fa tutti nascere, ci spinge, invece la meraviglia dello spirito è che davvero ognuno di noi, per più piccola, più grande, ha qualcosa da donare, qualcosa da ricevere. Ringraziando, facendo carestia in questo, concludiamo.